Cari amiche e amici di Noi con Voi, sono Francesco Gioiello e oggi vi vorrei parlare dell'orchidea Wanda, una splendida orchidea che non ama i vasi, infatti solitamente viene riposta in dei panieri appesi, dove può accedere facilmente all'umidità dell'aria. In questo caso la vedete in questo vaso di vetro e allora dobbiamo fare attenzione a come irrigarla. Infatti in questi vasi lei può tranquillamente vivere, però bisogna irrigarla magari una o due volte a settimana per nebulizzazione, per poi ricreare un microclima ad essa adatto. Se coltivata in modo ottimale, questa splendida orchidea può rifiorire fino a 3 volte l'anno. Tollera le temperature dai 12 ai 30 gradi. Le concimazioni saranno frequenti soprattutto in primavera. Ama la luce del sole, ma non diretta, quindi la metteremo in un posto luminoso, ma naturalmente lontano dai raggi solari. In inverno è sempre consigliato di tenerlo in casa ed evitare il freddo e le correnti d'aria. Il suo fiore, anche da reciso, è molto duraturo. Infatti, questo tipo di fiore, oltre ad essere, come vi dicevo, duraturo, è anche molto pregiato ed è usato soprattutto per abbellire e adornare i bouquet da sposa. Il nome di questa orchidea significa ben voluta per profumo e colore. Vi ringrazio, ci vediamo domani, il nostro consueto appuntamento. Vi ricordo che queste splendide orchidee Wanda e gli altri tipi tra Phalaenopsis e Dendrobium li potrete trovare presso di noi, Gioiello Flower, in via Roma 19 a Montegrotto Terme. E tra poco saremo in un grande negozio in via Roma 59, sempre a Montegrotto. Ci vediamo domani e seguitemi sui social. Grazie a tutti, a domani!